Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andiamo a parlare di alcuni consigli di bellezza da utilizzare con l'olio d'oliva. L'olio di oliva ovviamente è un ingrediente che viene utilizzato in cucina, ma come già sapete, tutte le mie ricette di bellezza si basano su ingredienti che abbiamo già in casa o comunque che si trovano facilmente al supermercato e quindi questa volta ho deciso di parlare appunto dell'olio di oliva, un ingrediente ovviamente usato in cucina, ma che ha mille mille modi per essere utilizzato anche in bellezza. È un video che non ho mai fatto fino ad oggi, quindi spero che l'idea vi piaccia. Lasciate un mi piace se vi piace questa tipologia di video. Lasciatemi scritto sotto nei commenti cosa ne pensate e come utilizzate voi invece l'olio di oliva. Oppure chiedetemi sotto nei commenti sempre con che altro ingrediente volete che io realizzi questa tipologia di video. Ma andiamo ora a vedere quali sono i miei consigli in bellezza utilizzando l'olio d'oliva. L'olio di oliva è ricco di grassi buoni, vitamine antiossidanti come la vitamina E e molte altre sostanze che aiutano ad idratare, proteggere e lenire. Ottimo per preparare rimedi sia per pelle che per capelli. Dunque, l'olio di oliva si può utilizzare come scrub labbra. Basta mescolare un cucchiaino di olio di oliva e un cucchiaino di zucchero e se preferite potete aggiungere anche qualche goccia di limone. A questo punto potete già utilizzarlo andando a massaggiarlo sulle labbra molto delicatamente per un paio di minuti e poi lo andate a sciacquare. Un altro buon metodo per utilizzare l'olio d'oliva è come trattamento per la pelle secca. L'olio d'oliva può essere utilizzato come idratante efficace per rendere la pelle morbida. Alla sera basta applicare qualche goccia di olio d'oliva sul viso, tenerlo in posa per una decina di minuti. Trascorso questo tempo basta eliminare l'eccesso e andare ad applicare la crema che si usa di consueto prima di andare a dormire. Se avete la pelle secca invece sul corpo potete utilizzare lo stesso identico metodo appunto anche sul resto del corpo. Si può utilizzare anche come trattamento pre-shampoo per i capelli per renderli più sani e luminosi. Per farlo basta scaldare leggermente 3 cucchiai di olio e applicarlo su tutte le lunghezze dei capelli, ma se necessario anche sul cuoio capelluto. Si va a massaggiare 1 o 2 minuti e poi si tiene in posa per circa una ventina di minuti. Alla fine basta lavare i capelli come di consueto. Questo impacco va applicato sui capelli completamente asciutti. Utilizzate l'olio d'oliva anche come struccante per occhi. L'olio d'oliva è un prodotto naturale e delicato per rimuovere il trucco anche dagli occhi e può essere utilizzato anche come primo step per rimuovere il trucco dal viso. L'olio d'oliva infatti va a sciogliere il trucco e quindi insomma funziona benissimo per eliminare il make-up. Una volta tolto tutto il trucco, ovviamente bisogna andare a lavare il viso con un detergente e con dell'acqua calda. L'olio d'oliva è ottimo anche per attenuare le smagliature. L'olio di oliva aiuta a rigenerare la pelle e ne aumenta l'elasticità. Per questo rimedio bisogna massaggiare l'olio d'oliva per 10-15 minuti sulle zone da trattare, almeno 3 volte a settimana. Ovviamente più minuti li dedicate al giorno e più spesso realizzate questo massaggio e migliori saranno i risultati. Un'altra cosa da considerare è, come vi dico sempre, la costanza. Provate ad utilizzare l'olio d'oliva anche come siero per capelli. L'olio di oliva è molto idratante, per cui può essere utilizzato come siero per donare lucentezza ai capelli. Basta versare alcune gocce sui palmi delle mani e strofinarle lungo le lunghezze. L'importante è che non esageriate, altrimenti l'effetto sarà un effetto unto. Anche per la rimozione dei peli, l'olio d'oliva può tornare utile. E può essere un buon rimedio per favorire la depilazione con il rasoio, prevenire irritazioni e peli incarniti. Per questo basta applicare un po' di olio sulle gambe o sulle zone che dovete depilare prima della depilazione, ovviamente. Oltre a favorire lo scivolamento delle lame, garantendo appunto una rasatura migliore, andrà anche a nutrire in profondità la pelle. Preparate con l'olio d'oliva un unguento lenitivo antibatterico. L'olio d'oliva, infatti, combinato con degli oli essenziali antibatterici tipo il tea tree o i chiodi di garofano, è utile per eliminare i batteri e prevenire la formazione di eventuali cicatrici.
La dose consigliata è quella di 2-3 gocce di olio essenziale in un cucchiaio di olio d'oliva. Provatelo anche per realizzare un unguento per le cuticole. Per avere unghie forti e sane e migliorarne la crescita, mettete in infusione delle bucce di limone nell'olio di oliva per almeno 24 ore in modo che la buccia rilasci tutto il suo olio essenziale. E una volta che l'unguento viene filtrato dalle bucce del limone, appunto, si può utilizzare per ammorbidire e nutrire le cuticole, ma anche per nutrire e idratare l'unghia e rafforzarla dalla radice. Come ultimo consiglio, vi suggerisco di utilizzare l'olio d'oliva anche come trattamento per i talloni e i piedi screpolati. Come rimedio per i talloni screpolati, l'olio d'oliva è davvero ottimo, in quanto idrata i talloni, aiutando a trattare efficacemente la secchezza e le screpolature. Il metodo migliore è di utilizzarlo prima di andare a dormire, applicando l'olio d'oliva sui piedi e tenendolo in posa almeno un'oretta, ma se avete tempo anche tutta la notte. Successivamente eliminate quanto più potete con la pietra pomice ed infine andate ad eliminare l'olio con acqua e sapone. E niente, con questo è tutto. Io spero che questi consigli vi tornino utile. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like per sostenermi. Ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate, quali sono i vostri ingredienti naturali preferiti e se avete altri consigli da dare, lasciateli sempre scritti tutti sotto nei commenti. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!